Ciao ed eccoci in questo nuovo video. Io sono Luca e nella mia quotidianità aiuto e guido imprenditori, business e professionisti ad aumentare cliente e fatturato attraverso il marketing online. In questo video voglio condividere con te un aspetto fondamentale a cui devi prestare attenzione quando vai a costruire una comunicazione, soprattutto una comunicazione online. Allo stesso tempo sono regole che valgono anche per una comunicazione nel mondo offline. Le persone non leggono quasi mai in modo sequenziale dall'inizio alla fine. Ma cosa intendo? Vediamolo. Quando scrivi, esprimiti usando la minima quantità di parole in grado di attrarre e mantenere l'attenzione del tuo potenziale cliente. L'ideale è che ogni informazione abbia una durata compresa tra i 7 e i 15 secondi. Ora, non stiamo parlando che devi scrivere con il cronometro in mano, allo stesso tempo devi sapere che l'attenzione del tuo lettore è molto labile e va rinnovata molto velocemente con qualcosa che nuovamente gli dia un motivo per continuare a leggere. In altre parole, ogni paragrafo del tuo testo deve esprimere un concetto che si apre e si chiude in modo chiaro, sintetico e mai ambiguo. Se hai un paragrafo piuttosto lungo, il primo approccio è quello di accorciarlo per ottimizzarlo, quindi di eliminare le parole e i concetti ridondanti e posizionare l'informazione più importante all'inizio, in modo tale che se il colpo d'occhio cade su quell'informazione, il lettore possa velocemente fruire di quell'informazione cruciale e sentire che probabilmente a quel punto vale la pena continuare ad approfondire la lettura. Questo concetto vale per qualsiasi cosa abbia a che fare con un testo scritto, vale a dire articoli, descrizioni dei prodotti, script video, vale soprattutto per il web, per le cosiddette sales page, landing page o pagine di atterraggio che dir si voglia. Specialmente quando navigano in internet, le persone non leggono quasi mai in modo sequenziale dall'inizio alla fine. Di solito lanciano un'occhiata e leggono il titolo principale, saltano da un paragrafo all'altro, leggono qualche parola e se qualcosa colpisce la loro attenzione si soffermano e se la trovano interessante è probabile che tornino all'inizio della pagina o del paragrafo e procedano in una lettura più approfondita. Nel caso in cui non riuscissi a chiudere il concetto nel paragrafo, allora usa la tecnica dell'invito a proseguire. Magari inserisci una promessa oppure incuriosisci il tuo potenziale cliente a scoprire altro, quindi continuando a leggere. Devi considerare ogni paragrafo come una porta d'ingresso nel tuo flusso di vendita e tu non sai mai da quale porta deciderà di entrare il tuo potenziale cliente. Ad esempio, se il paragrafo è scritto male, poi il concetto non è chiaro, è troppo contorto e non si conclude o non ti spinge a continuare a leggere, allora molto probabilmente quella porta diventerà una via di uscita e tu perderai quel potenziale cliente. Quindi una volta che hai scritto un testo lungo abbastanza da essere suddiviso in più paragrafi, fai questo esperimento. Prova a stamparlo, ritaglia i paragrafi e falli leggere a persone che non conoscono il testo completo. Poi domanda loro se quelle parole attirano la loro attenzione, se quel paragrafo ha espresso un concetto concreto e se leggerebbero dell'altro per saperne di più. Oppure al contrario, se quelle parole non sono state abbastanza convincenti, abbastanza chiare. In quest'ultimo caso devi rivedere l'intero testo riorganizzando i paragrafi. Per questo video è tutto, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!